Bentornati viaggiatori. Oggi la nostra indagine ci conduce in un tempo passato, all'interno di quel medioevo fatto delle sue credenze e personaggi che hanno caratterizzato quest'epoca. Mi riferisco alle streghe e al loro mondo occulto ancestrale. Ce n'è uno in particolare che ha attirato l'attenzione di molti cultori di questo mondo astratto. Madre Shipton, la strega più repellente della storia. Prima di iniziare ti invito a iscriverti al canale e lasciare un like se il video ti sarà piaciuto. Le profezie di Nostradamus sono note a tutti noi. Chi invece ha mai sentito parlare delle profezie di una strega di nome Madre Shipton? Madre Shipton passò alla storia come la strega per eccellenza. Naso adunco, gambe storte e gobba, simile alla perfida strega di Biancaneve. Per noi italiani, la Befana. Malgrado quel suo aspetto non di certo sexy, pare che mostrasse un certo fascino per gli uomini. Un uomo la corteggiò insistentemente fino a farne vincere la sua resistenza e convogliare a nozze. La Shipton amava la natura e ne aveva una grande conoscenza. Curava le persone utilizzando alcune erbe del bosco ed era in grado di prevedere il futuro e far accedere certi avvenimenti con la forza della mente. Durante il regno di Enrico VII, un anno dopo che il domenicano Heinrich Kramer scrivesse il Malleus Maleficarum, Agatha Suttel, una ragazza ancora 17enne, all'interno di una grotta nello Yorkshire, diede alla luce Ursula. Le persone erano sicure che la neonata fu concepita col benestare del diavolo. Dopo vari secoli, quella grotta divenne meta di tantissimi turisti attratti dalla leggenda della strega. Già in tenera età iniziarono a circolare delle strane storie su Ursula. Il suo aspetto non contribuì a cambiare la sua opinione nei suoi confronti, fino a che non fu data in adozione e proseguì nella sua dedizione nell'aiutare le persone grazie alla sua saggezza e conoscenza delle erbe per i suoi poteri. Secondo molte fonti, Ursula morì durante il regno di Elisabetta I nel 1561, ma è lecito pensare che la data di morte possa essere non del tutto esatta. In virtù della sua bruttezza, anche da piccola non le si poteva attribuire nessuna età. A 24 anni sposò un falegname di nome Toby Shipton, da cui è conosciuta come Madre Shipton. Un cognome poco appropriato, poiché in quel tempo i cognomi indicavano la professione delle persone: Smith, fabbro, o Taylor, tagliatore, i più comuni. Suttel, invece, vuol dire veggente. Col tempo, le sue profezie non furono a meno di quelle di Nostradamus. Madre Shipton divenne simbolico nell'arte divinatoria e in suo onore le fu dedicata un poema. Come scrive lo studioso Darren Holdridge, la Shipton si differenzia da altri antichi profeti come una personalità a sé stante. Circa un secolo dopo la sua morte, nel 1641, fu pubblicato un libro, The Prophecy of Mother Shipton. Il manuale si basava su una raccolta di memorie di chi l'aveva conosciuta e con delle frasi dette da lei stessa. La strega aveva predetto tre sensazionali eventi storici: la sconfitta dell'invincibile armata spagnola nel 1588, il grande incendio di Londra del 1666 e addirittura la creazione di carrozze che camminano senza cavalli. Praticamente l'invenzione delle automobili. Oltre a queste profezie, la donna fu in grado di vedere un futuro prossimo dove le donne avrebbero conquistato la parità dei diritti con l'uomo. Qualcosa, se ci pensate, di inconcepibile nel Medioevo e fino ancora alla Prima Guerra Mondiale. Le stesse donne avrebbero indossato pantaloni e cavalcato su destrieri di bronzo. Però questi destrieri meccanici avrebbero portato e creato degli incidenti e dolore alle persone, e i matrimoni e nascite sarebbero diminuiti. Si afferma che la strega avesse avuto persino una visione sull'esecuzione di Maria Regina di Scozia. Come Nostradamus, anche Madre Shipton predette in versi e rime la fine del mondo, con modalità prettamente bibliche. Ma secondo sempre le più sue profezie vi era quella luce della speranza nella quale alcuni sarebbero sopravvissuti e avrebbero imparato dai loro errori. Anzi, diceva, arriverà il serpente d'argento che insegnerà all'uomo a vivere
e donerà ai bambini la seconda vista. Avrà inizio una nuova età dell'oro. Che cosa ho imparato da questa storia? Se ce n'era ancora bisogno. Che Madre Shipton, catalogata come strega, doveva essere una brava donna. E nel corso della sua esistenza aveva fatto un gran bene. La sua sensibilità e stare a contatto con la natura l'aiutava a connettersi con l'universo. Le sue profezie e la sua percezione le avevano fatto capire che, nei secoli successivi, la tecnologia sarebbe arrivata a traguardi incredibili, ma che dal rovescio della medaglia gli uomini si sarebbero fatti travolgere dal materialismo e da una crescita insostenibile. Come le code del drago di cui ella parlava, praticamente un drago che sputa fuoco dalle sue facci, portando devastazione e portando dolore a lui stesso, così anche l'essere umano finirà di distruggere questo mondo. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. Alla prossima, ciao!